Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Eldritch Moon. È un po' di tempo che non lo registro effettivamente, quindi devo rientrare un attimo nell'ambito. Tra l'altro, per chi non lo sapesse ancora, il contest è ancora attivo. Quando vedrete questo video, molto probabilmente, andate a vedere il video relativo al contest e mi raccomando partecipate, c'è in palio una bellissima key in omaggio per il vincitore. Ci sono stati pochi partecipanti per ora, quindi la key è là che ti aspetta. I guardiani alla disperata ricerca di aiuto tentano di contattare Odric, il capo del consiglio cittadino, ma gli abitanti del villaggio si sono riuniti in una folla incontenibile. Molti di loro si sono inaspettatamente trasformati in mostri eldrazi. Odric cerca di guidare le masse, ma la linea che separa alleati e nemici è diventata praticamente impercettibile. Nel tumulto della battaglia giunge in soccorso una figura avvolta da una luce violacea e seguita da un'orda di non morti, è la necromante Liliana Vess. Chi è quello? Mi sono perso chi è il nostro avversario a questo giro. Cioè noi siamo Gideon e Liliana. Quindi un bianco nero. Può essere molto interessante. Allora, due paludi. Uno spirito altruista con volare. Sacrifica lo spirito altruista. Le creature che controlli hanno indistruttibile fino al fine del turno. Volare. Corvo degli oscuri paesaggi. Santificatore di anime. Dono del Griff e leggere le ossa. È buono se non fosse per il fatto che non ho mana bianco e ho tutte creature bianche, ma ci proviamo lo stesso. Vediamo un po' cosa succede. Devo sedermi dritto, porca miseria. Lol. Allora, mi sono perso cosa ho giocato. Ah, Terre selvaggi in evoluzione, ok. Ah, folla di Traben. Traben, non so com'è, Traben, vabbè, è una folla. Un permanente leggendario, perché non dico, cos'è che abbiamo pescato? Giuramento di Liliana, quando il giuramento di Liliana entra nel campo di battaglia ogni avversario sacrifica una creatura. All'inizio di ogni sottofase finale, se un planeswalker è entrato nel campo di battaglia sotto il tuo controllo in questo turno, metti sul campo di battaglia una pedina creatura zombie 2-2 nera. Sì, non so quanti planeswalker avremo da giocare. Qualcuno probabilmente sì, altrimenti non avrebbero messo questa carta, ma non so quanti ce n'è. Strisciante dei campi. Mentre attraversa i campi incolti, la sua andatura bizzarra e cadenzata accompagna il brusio nella sua testa, creando un ritmo ossessivo che raggela le ossa. Ok. No, comunque dicevo che non so quanti planeswalker abbiamo. E questa è una cosa che mi piace, nel senso che ho sempre apprezzato parecchio nella campagna di Magic Duels il fatto di avere dei mazzi preconfezionati e di cui non sai niente. Cioè è un po' come fosse un a prima vista musicale, no? Ti trovi lo spartito là davanti, non sai cosa aspettarti e boh, devi lanciarti con quello che hai. Scheggia di vetro, la creatura equipaggiata prende più 1 più 0. Ogni qualvolta la creatura equipaggiata attacca, puoi mettere nel tuo cimitero le prime due carte del tuo grimorio. Ok. Inizia a farsi pericoloso perché noi non abbiamo nessuna creatura. Il fatto di non avere mana bianco all'inizio ci ha fregato abbastanza. Sta buttando roba nel cimitero, quindi suppongo che abbia qualcosa per resuscitarla. Connestabile severo. Scarta una carta e tappa una creatura bersaglio.
Quell'abilità è un po' pericolosa, effettivamente. Non è una carta forte, ma quell'abilità potrebbe essere molto fastidiosa. Non abbiamo mana. Folla turbolenta. Potrei effettivamente fare questo profetizza 2. Ma non mi convince. Come dicevo le altre volte, io ho sempre paura quando devo sacrificare dei punti vita. Potrei effettivamente giocare questa. Lui deve sacrificare una creatura. Sì, giochiamo questa. Così lui deve sacrificare una creatura, io no. Ovviamente ha scartato quella più scarsa, però è sempre meglio di niente. Così se per caso dovessi avere il Planeswalker posso già utilizzarla senza dover sprecare una creatura per giocarla. Sta continuando a scartare. E io sto continuando a perdere punti vita. Non è buono, non è buono. Anche lui quindi ha un nero bianco? No, probabilmente è un bianco corrotto. Volare, attacco impreviso, legame vitale. Questo è bruttissimo. È una creatura mostruosamente forte questa, se la converte. È una cosa terribile. La vedo molto male questa partita, anche perché non abbiamo mana. Ci sta. Allora, abbiamo i due Planeswalker, ovviamente. Liliana e Gideon. O Gideon. Sono molto silenzioso, ragazzi, ma sto studiando un po' queste carte. Allora, Gideon invece che abilità? Fino a fine del turno Gideon alleato di Zendikar diventa una creatura alleato soldato umano 5-5 con indistruttibile. Questa mette agli alleati cavalieri 2-2 bianchi. Sì, mi piace più lui. Prendiamo lui. Per quanto non possa giocarlo, perché ho solo mana nero. No, in realtà quello bianco-nero, però si è messi molto male, perché lui ha delle creature molto forti. Acribio. In poco è persa questa, se non riusciamo a fare qualche cosa. 10 minuti e siamo già sull'orlo del baratro. E non abbiamo niente con cui counterare. Avremo bisogno di qualche incantesimo veramente tosto. È di nuovo il connestabile severo. Non mi piace come sta avvolgendo questa partita, perché abbiamo davvero una mano pessima. E continuano a venirci creature infime.
E tra l'altro purtroppo temo che questo video dovrò effettivamente caricarlo e non scartarlo, per il fatto che ho pochissimo tempo per registrare. E quindi per non mancare episodi... E poi non è detto, potremmo... No, purtroppo non possiamo niente. E giochiamoci quella. Tanto comunque prossimo turno siamo morti, se per caso non ci capita qualcosa. Abbiamo perso comunque. Quella non ha volare. Ho sbagliato a prendere le due pianure, effettivamente. Avessi preso una pianura e una nuova, avevo qualche possibilità forse di salvarmi. No, con quella che tappava no. Sconfitta. Avrei dovuto effettivamente cambiare mano all'inizio. Avrei dovuto cambiare mano all'inizio e forse la partita sarebbe andata in modo diverso. Ma abbiamo avuto solo tre carte di... due terre e un cancello, di cui due terre nere avevano solo creature bianche. Abbiamo avuto solo creature medie. Io ho sperato per un po' di potermela cavare, quindi ho giocato altre carte che forse non avrei dovuto giocare. Ho sbagliato su tutta la linea, insomma, mi è andata male e ho sbagliato tanto. E mi spiace. Questo video verrà un po' corto, come dicevo, ma ho pochissimo tempo per registrare, quindi preferisco caricare questo video se qualcuno vuole vederlo. E niente, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.